Buonasera, ben ritrovati a Segno 7 dopo la lunga pausa estiva. Riprendiamo le trasmissioni per la 26esima avventura, in termini giornalistici si direbbe edizione, ma a me piace dire stasera avventura, che ci vedrà insieme di settimana in settimana per 7 mesi, nel corso dei quali cercheremo di approfondire, di discutere, di dialogare su questioni alte che interessano l'uomo di oggi, che vive nel mondo di oggi, in questa società, sempre alla luce del Vangelo e dell'insegnamento della Chiesa. Fra le varie novità di questa edizione ce n'è una che ve la dico subito. Ecco, è qui accanto a me la nuova conduttrice di Segno 7, che si chiama Francesca Minotti, una giovane ingegnere che in questi ultimi tempi ha scoperto l'importanza dei media e soprattutto l'importanza di contribuire attraverso i media, appunto i mezzi di comunicazione, a diffondere i valori cristiani. Quindi, ecco, ci alterneremo con lei, con Franco Sabatini e con me nel corso di questi 7 mesi. Altre novità le scoprirete via via nel corso delle puntate. Intanto cominciamo subito stasera con una puntata veramente eccezionale. Si tratta di ripercorrere un po' le tappe della gioventù di Madrid, della gioventù mondiale di Madrid, che veramente è stata una cosa eccezionale, che si è svolta a Madrid nello scorso agosto e che è stato un evento davvero eccezionale. Ho visto anche attraverso la televisione l'afflusso di centinaia di migliaia di giovani di tutti i continenti, si è parlato di circa 2 milioni di giovani. Quindi veramente possiamo parlare di una puntata un po' eccezionale, con gli ospiti che tutti sono reduci da questa grande giornata mondiale della gioventù. Comincio subito a presentarvi dalla mia sinistra. Monsignor Gabriele Bandini, responsabile diocesano della pastorale giovanile e anche rettore del seminario vescovile di Fiesole. Accanto a lui Don Danilo Costantino, responsabile diocesano della pastorale giovanile della diocesi di Arezzo e Cortona e Sansepolcro. Poi, sempre andando avanti, Giulia Colacicco di San Giovanni Valdarno, alla parte opposta Andrea Gemelli di Montevarchi e poi accanto a lui Martina Giusti di Levane, Filippo Manni di San Giovanni Valdarno, no, lei sarebbe invece Martina, l'ho detto, è Filippo Manni di San Giustino Valdarno. Ecco, Francesca, tocca a te. Bene, buonasera a tutti. Intanto io comincerei subito quindi sentendo l'inno di questa giornata mondiale che è Saldi nella fede. Prego la regia. Gloria sempre.
ragazzi, sentendo le loro esperienze dirette da Madrid, voi che avete partecipato, è passato poco più di un mese dalla partenza per Madrid. Cosa vi è rimasto nella mente e nel cuore di quelle giornate? Madrid è stata prima di tutto un'avventura fantastica, abbiamo vissuto tutti insieme. La cosa più bella che mi è rimasta di Madrid è tutte le persone che c'erano, tutti i ragazzi che hanno voluto condividere con me questa bellissima esperienza. Era bello viaggiare per Madrid, comunque girare la città e incontrare tanti ragazzi di ogni nazionalità disposti a fermarsi un attimo con te e a condividere un momento della loro vita, un momento importante. E poi da questa gioia che era un po' comune a tutti quanti è nata un po' il giochino degli scambi. Abbiamo cominciato a scambiarci dei piccoli oggetti come segno della nostra presenza a Madrid. E un'altra cosa che mi è piaciuta tanto a me e che ricordo con gioia è Quattro Ventos, la serata della veglia con il Papa. È stata veramente fantastica perché qualcuno ci ha voluto dare veramente dei forti segni, prima la pioggia, poi il cielo che si apriva, i ragazzi che cantavano l'inno e il nostro motto, Est est la Juventù del Papa. Questo è stato veramente per me significativo e bello. Questo è un ricordo che porterò sempre con me. Altri? Giulia? Beh, è stato veramente emozionante essere circondata anche semplicemente per le strade di Madrid da milioni di giovani che rappresentavano tutto il mondo, non solo dell'Europa ma da tutti i continenti. E poi a Quattro Vienti, quando stavamo accampando per dormire durante la notte, aiutarci tutti insieme a stare lì per riuscire a poter vivere veramente la nostra fede e pregare. Mi giravo a sinistra, c'erano ragazze dal Kenya, a destra dei ragazzi cinesi, e questa internazionalità è stata bellissima perché finalmente potevamo far vedere che anche noi giovani, che magari oggigiorno siamo visti con un po' di pregiudizio, un po' superficiali, come ha detto un vescovo in una catechesi una mattina a noi, ci ha detto: voi non siete ragazzi vuoti, ma anzi siete molto profondi e piani nello spirito e nell'animo, e siamo riusciti a dimostrarlo con questa giornata mondiale. Per me il ricordo più bello è tutto il percorso comunque interiore che ho vissuto in quelle due settimane. Subito dalla prima sera, nella prima preghiera appena arrivati in palestra a Valencia, e a seguito della preghiera alla meditazione di Don Danilo, mi ha colpito perché ho capito subito che impostazione mi dovevo dare per quella GMG, cioè da affidarmi in tutto quel che veniva. Lì ho cercato di farlo, ma era anche relativamente facile, o almeno meno difficile, mentre invece ora a casa scopro che è sempre più complicato essere nel mondo ma non del mondo, affidarsi ma anche non vedendo dove ci porta quella mano che ci guida comunque. E proprio l'altra sera ne parlavo con Sara, un'amica, e mi ha detto: figliolo, questa è la fede. Ma se posso, la cosa più bella che mi è rimasta è stato anche vedere che tante nazionalità insieme, comunque al di là della lingua, al di là del colore della pelle o della bandiera, comunque si ritrovavano tutte in uno stesso luogo per parlare della stessa cosa, appunto, che è anche l'amore c'era fra di noi e fra queste nazionalità così diverse, ma alla fine così simili, uguali, arriverei anche a dire. E era bello anche farsi le foto tutte insieme, e anche se non si parlava la stessa lingua, con i gesti comunque riuscivamo a capirci, ecco, fra di noi. Ecco, ora abbiamo preparato una serie di filmati, perché senza rivederla non possiamo rivivere quei momenti. Grazie a Tele San Domenico e anche al gruppo dei ragazzi di Fiesole. Piano piano cercheremo, se ci rientreremo con il tempo, di farli vedere tutti. Intanto partiamo con il primo servizio. Grazie.
Monsignor Vitali ha tenuto lei questa mattina la catechesi per i ragazzi delle diocesi toscane. Qual è il messaggio che ha voluto lanciare a questi giovani? Il messaggio che io ho voluto lanciare fa riferimento senz'altro al tema che il Papa ci ha voluto dare, quello di essere radicati in Cristo, e quindi ho cercato di trasmettere a questi giovani quella che è stata anche la mia esperienza, che mi ha portato poi a fare anche una scelta nella mia vita, e quindi soprattutto ho voluto precisare quanto sia importante dare una risposta al perché nella nostra vita. Quindi il messaggio che io ho voluto dare e quello che io chiedo a questi giovani è di guardare dentro di sé, perché la risposta la troviamo non al di fuori della nostra esistenza, non al di fuori della nostra realtà personale, ma proprio dentro di noi. E per fare questo è importante quindi cercare il rapporto personale con il Signore. Secondo lei questa giornata mondiale della gioventù per i giovani può essere un buon punto di partenza alla ricerca di questo perché? Giovanni Paolo II ha avuto una grande intuizione nel darci la possibilità di ogni tre anni di avere questi incontri a livello mondiale con i giovani, perché lui ha capito quanto è importante che l'incontro con i giovani può essere occasione per tanti di trovare la giusta via che lo porta poi a seguire il Signore. Ieri pomeriggio alle 18 è arrivato a Madrid anche l'arcivescovo Riccardo Fontana. È stato accolto in maniera calorosa all'aeroporto della capitale iberica da un folto gruppo di giovani della sua diocesi che lo hanno salutato con motti e canti. Ma perché avete deciso di essere qui al momento del suo arrivo? Perché è iniziato, diciamo, un percorso, prima di partire è venuto ad accoglierci allo stadio ad Arezzo ed è bello che questo cammino continui, infatti è per questo motivo che siamo venuti qui all'aeroporto di Barajas a aspettare il suo arrivo. Speriamo appunto che questo momento sia l'inizio della vera e propria GMG. Mi trovo a casa, che bello stare insieme con le solite facce, sì, ci si riconosce bene, via. Ma in mezzo a tutta questa grande, bellissima cosa avete anche pregato, sì? Cari giovani del mondo, benvenuti in Spagna. Voi siete qui per dire ad alta voce al mondo intero, sì, la fede è possibile, anzi è un'avventura meravigliosa. Con queste parole il vescovo Antonio María Rauco di Madrid ha accolto le migliaia di giovani radunati in Plaza de Cibeles per la messa inaugurale della Giornata Mondiale della Gioventù dedicata al beato Giovanni Paolo II. Un messaggio semplice, chiaro, che ha letteralmente affascinato anche 500 giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che adesso cominciano davvero a camminare in terra spagnola, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. È stata un'esperienza molto bella e intensa perché si è visto come tantissime persone si siano riunite per un interesse comune, che è quello della partecipazione nella fede, e questo incontro è stato importante, sì, da un lato appunto per farci capire che non siamo gli unici che crediamo nella fede in Dio, ma anche per appunto questo contatto con i giovani. Ho colpito il fatto di essere in silenzio nonostante si fosse non so quante persone, e che anche mentre si risponde, no, alla messa, le lingue che si intrecciano, e quello è emozionante perché siamo tutti Bene, eccoci tornati. Adesso sentiamo Don Gabriele e Don Danilo. Come abbiamo sentito, i ragazzi hanno ancora fresche le emozioni, i ricordi di questa GMG. Una volta tornate a casa, quali frutti sta producendo questa giornata mondiale?
A dire quali frutti sta producendo non è così facile da vedere. Senz'altro si vede l'entusiasmo che resta, la voglia di trovarsi, di impegnarsi anche, ma io credo poi il frutto maggiore sia quello che non si vede, quello che ha permesso a tanti giovani di fare davvero un'esperienza di Dio in quei giorni, di approfondire la loro fede, che poi è la cosa che tocca di più quando si vive l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù. E allora quando si parla di esperienza di Dio, di fede, sono sempre cose che non sono molto misurabili, no? Soprattutto noi che siamo abituati ad altri criteri, altre valutazioni. Però senza dubbio questo c'è stato ed è forte, sia nei contatti, nei colloqui personali con alcuni ragazzi e anche dagli scambi. Per esempio noi avevamo fatto un gruppo su Facebook, poi le testimonianze lì sono state, lì ecco, si vede dalle cose condivise, dalle cose scritte, che davvero è stata un'esperienza molto profonda e interiore, molto di più di quello che a volte si può vedere pensando, insomma, alla grande folla, alla cosa più esteriore balza più agli occhi. Quello che avviene dentro il cuore dei giovani è la cosa più importante, il frutto più grande che la Giornata Mondiale della Gioventù porta. Magari i frutti si vedranno, ci auguriamo, in seguito. Certo, io poi penso e poi arriverà anche il momento in cui, però ecco, ad un mese di distanza credo che tante cose abbiano ancora bisogno di metabolizzarsi, no, nel cuore dei giovani. E poi sì, penso che, come è successo anche in altre giornate mondiali di gioventù, magari nasceranno delle vocazioni, delle scelte di vita, scelte anche importanti, senz'altro l'impatto è forte e poi ecco, piano piano inciderà anche nella vita concreta dei giovani. Ma chiaramente in questo mese dal ritorno abbiamo visto già concretizzarsi diverse scelte da parte dei ragazzi, perché comunque l'entusiasmo ti porta anche a metterti in gioco nella propria parrocchia, a volte anche semplicemente nel gruppo con cui hai condiviso un'esperienza forte, per cui magari l'occasione di incontrarsi già è quella voglia di continuare il cammino e di farlo insieme. Quindi l'inizio dell'anno poi dopo una GMG promette sempre bene, perché i ragazzi riescono veramente a comprendere chi è colui che dobbiamo seguire, ma anche colui che ci prende per mano. È una cosa che è rimasta tantissimo nel cuore dei ragazzi che incontro costantemente, sono state le catechesi e il dialogo dopo le catechesi, quindi quel confronto che c'è stato nei lavori di gruppo, che comunque ti fa crescere, ti fa veramente vedere all'altro come qualcuno che cammina accanto a te. Ma io direi che possiamo continuare a vedere queste immagini, se la regia vuole riprendere, perché è bello rivederle. Io non ho partecipato, ma voi tutti avete partecipato, e rivedendo quelle immagini, insomma, qualcosa immagino che sentiate, no? Prego. Stare insieme con le solite facce, sì, ci si riconosce bene, via. Ma in mezzo a tutta questa grande, bellissima cosa avete anche pregato, sì? Sì. Cari giovani del mondo, benvenuti in Spagna. Voi siete qui per dire ad alta voce al mondo intero, sì, la fede è possibile, anzi è un'avventura meravigliosa. Con queste parole il vescovo Antonio María Rauco di Madrid ha accolto le migliaia di giovani radunati in Plaza de Cibeles per la messa inaugurale della Giornata Mondiale della Gioventù dedicata al beato Giovanni Paolo II. Un messaggio semplice, chiaro, che ha letteralmente affascinato anche 500 giovani della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, che adesso cominciano davvero a camminare in terra spagnola, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede.
Spesso questo, e nel mezzo di cosa c'è? L'esperienza di Dio, e questo credo che quello abbiamo vissuto anche noi. Spesso se andate a spogliare il Vangelo, la barca è il segno della Chiesa, le onde è il segno delle difficoltà, delle fatiche, del dubbio, della non fede. Poi arriva Gesù, sale sulla barca e il viaggio continua. Credo sia un segno di quello che abbiamo vissuto. Siamo partiti agitati, siamo partiti ormai mosso dentro di noi, fuori di noi, torniamo in mare calmo, perché abbiamo fatto esperienza di Dio, esperienza neanche, e non di un Dio, del Dio della Chiesa, del Dio della Chiesa continua a trasmetterci, il nostro Signore Gesù Cristo. E la seconda cosa. Abbiamo visto le immagini, i momenti di quei giorni, abbiamo sentito le testimonianze dei ragazzi, dei parroci che sono stati lì. Adesso un momento di pubblicità, poi torniamo tutti qui e continuiamo a parlare di questa GMG. Bene, eccoci tornati in studio. Sentiamo nuovamente i ragazzi di questa GMG. Il Papa ha fatto molti inviti durante questa giornata mondiale. Uno è stato: siate testimoni di Cristo nel mondo. Come pensate di metterlo in pratica nel vostro quotidiano? Beh, non è così semplice, insomma, dopo anche l'esperienza appunto della GMG in Madrid, dove tutto sembrava così semplice, insomma, tutti eravamo lì per Dio, per la nostra religione, quindi parlare anche di questa cosa non era né una vergogna né quant'altro, quindi era semplice. Poi una volta tornati nel proprio paese, nella propria città, un po' di difficoltà si riscontrano, perché comunque non tutti credono o comunque credono nella Chiesa o nel cristianesimo. L'unica cosa è non, diciamo, imporsi come o superiori perché siamo stati alla GMG, ma condividere queste cose come si sta facendo adesso. Cioè, io ho cercato di parlarne, ma è un'esperienza bella anche dal punto di vista umano, perché comunque ci siamo divertiti anche con gli amici, eravamo là, quindi. E penso che la cosa più importante, oltre alle parole, siano anche i gesti. Cioè, anche la cosa di aiutare una persona oppure fare attività cattolica appunto presso la propria parrocchia, fare l'animatore, credo sia testimonianza di quello che si è fatto in GMG, si è vissuto, quindi già fare piccoli gesti è importante. Io credo anche che il messaggio del Papa si possa tradurre con il concetto che noi non siamo tornati, noi siamo appena partiti, con uno zaino carico di entusiasmo ed energia che abbiamo potuto riempire appunto a Madrid. E il nostro compito, credo, che oggi sia trasmettere questi nostri valori ai nostri coetanei, ma anche ai più giovani che magari hanno la prospettiva di andare a Rio e nel 2013. E grazie anche al servizio e attività appunto in parrocchia, ma anche nella vita quotidiana fuori con i nostri amici, credo che poter trasmettere la gioia che abbiamo avuto la fortuna di vivere e anche la libertà di poter esprimere questa nostra fede senza imbarazzo sia una cosa veramente importante. Beh, alla fine, Martina, essere testimoni credibili è quello un po' il mandato che ci ha dato il nostro Papa.
E non solo il nostro Papa, sono convinta, anche tutte le persone che ci hanno seguito dai nostri paesi e soprattutto i ragazzi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Essere testimoni credibili significa mettersi a disposizione del prossimo, come dicevano anche loro, in modo umile e in maniera tale che si possa far capire che ciò che noi facciamo per gli altri non è perché siamo superiori o perché vogliamo dimostrare qualcosa in più. L'unica cosa che vogliamo dimostrare è che siamo ragazzi pieni di gioia e questa gioia deriva anche dal fatto di condividere un ideale sentito e vissuto appieno. L'ideale poi è quello di avere fede in Gesù e anche in tutte le persone che ci stanno intorno. Alla fine io sono convinta che io insieme a tutti loro vorremmo essere dei portatori di amore, indistintamente persone di colore bianche, nere, gialle, rosse o piccole o grandi. Mi sono trovata a parlare con bambini e con persone adulte che mi domandavano com'era andata. Semplicemente mettersi davanti a loro e raccontare la nostra esperienza è testimonianza. Se lo facciamo anche con l'intento di metterci dietro un messaggio, per me siamo già testimoni, abbiamo già compiuto il nostro compito. Io vedo che avete indossato i costumi, diciamo, della GMG. Anche questa è una testimonianza, cioè l'avete fatto spontaneamente, nessuno ve l'ha chiesto. Siete arrivati qui e l'avete indossato, poi avete portato tanti simboli. Beh, anche questo è un modo per dire, guardate, noi siamo come gli altri, però ecco, portiamo un'esperienza grande, no? Vai. Sì, che aggiungere? Hanno praticamente detto un visibilio di cose. In più posso dire che questo della testimonianza è peraltro un argomento, un tema che si è ripreso anche in un ritiro che abbiamo fatto proprio lo scorso fine settimana tra noi, prendendo come base l'Evangelio Nunzianti, in cui sì, l'annuncio, sì, il raccontare, però tutto parte, come poi ama ripetere il nostro Vescovo, dall'esperienza di Emmaus, l'incontro. E quell'incontro ti dà una gioia, un entusiasmo, un ardore interiore che non lo puoi tenere per te. E poi a me, da quando sono tornato, anche prima, ma soprattutto da quando sono tornato, molti amici più o meno credenti mi provocano, mi provano, vengono a cercarmi, comunque mi interrogano anche su tanti argomenti, su tante situazioni pratiche di vita. A volte non è facile rispondere, però mi rendo conto che io mi devo solo mettere a disposizione di loro e poi dello Spirito che mi dirà cosa dire. In più che altro, poco, niente, solo esserci e poi la testimonianza viene da sé. Rimangono i sacerdoti, anche loro devono un po'. Sì, sentiamo appunto, abbiamo sentito che questa GMG è stata una grandissima esperienza, spirituale, di vita, che ha lasciato un segno molto forte. Però, come ha già detto qualcuno, è stato anche un punto di partenza e sarà un punto di partenza. Quali sono le proposte della pastorale giovanile perché non si spenga questo grande entusiasmo che è stato portato da Madrid? Ma fin dal 2005 Benedetto XVI ci disse in maniera molto chiara di stare attenti alle religioni fai da te. Cosa vuol dire? A una religione che ci accomoda in tutti i sensi, che in qualche modo ci fa adagiare sugli allori o semplicemente su posizioni personali. Quindi fin dal 2005 le GMG non sono state soltanto dei flash, degli eventi, ma sono stati punti di arrivo, di verifica e di ripartenza, appunto, come è stato detto. E all'interno di questo tempo, fra una GMG e l'altro, credo che la pastorale giovanile, in questo caso Arezzo e Fiesole, abbia dato gli strumenti per poter crescere in quel cammino che diceva appunto Filippo, quell'Evangelio Nunziandi che in qualche modo sono parole
che in qualche modo devono entrare, quindi una formazione spirituale, una formazione biblica, una formazione anche proprio sulla dottrina, sulla morale, quindi piccoli cammini che poi diventano concretezza giorno dopo giorno. Quindi la pastorale giovanile sì deve dare e festa e gioia e colori, ma è anche sostanza e profondità e anche uno slancio che possa far balzare i giovani verso il cielo. Sì, anche noi ci stiamo interrogando in consulta giovani, che è un po' il gruppo e rappresenta le varie espressioni sia territoriali che di associazioni e di movimenti presenti in diocesi, su come, ecco, in qualche modo custodire l'entusiasmo che i giovani hanno ricevuto a Madrid. E tra le intuizioni che abbiamo avuto e che insomma stiamo un po' vedendo di concretizzare è proprio dalle immagini anche c'erano nel filmato che abbiamo visto, faceva riferimento quando si vedeva quei giovani seduti in chiesa tutti in terra, perché la chiesa era piccola, è stato tolto tutte le panche per poter permettere di stare tanti dentro, e erano il momento delle catechesi univescovi, anche sono stati ricordati, e che hanno avuto una buona partecipazione, devo dire anche con mia sorpresa, per cui dato che il Vescovo e il Papa ha voluto regalare a tutti i giovani del mondo presenti a Madrid UCAT, visto che è stato inquadrato prima, che è un nuovo catechismo dei giovani, è stato fatto proprio l'anno scorso, tradotto in tutte le lingue e regalato a tutti i giovani. Noi pensavamo di organizzare degli incontri a livello vicariale dove continuare ad approfondire i temi e l'entusiasmo della nostra fede, proprio prendendo spunto da questo testo. Questo potrebbe essere un'esperienza, un'iniziativa per continuare ad alimentare la fede, perché è una necessità che i giovani hanno e che a Madrid è anche venuto fuori in modo molto evidente, no? C'è stata una frequenza, una partecipazione, un interesse alle catechesi, a confrontarsi in gruppo, a fare domande poi ai vescovi, che senz'altro merita di essere, ecco, di trovare un seguito anche nell'ordinarietà poi dei cammini nelle nostre diocesi. Avete constatato voi a Madrid che i giovani sono interessati agli approfondimenti della nostra fede? Sì, no? Molto più di quanto si pensa. Molto più di quanto si pensa. E soprattutto anche un'età molto giovane. Noi abbiamo portato tantissimi ragazzi anche di 15 e 16 anni che veramente hanno chiesto a quelli più grandi, non soltanto a noi, ma agli educatori, di fare un cammino serio, tanto che proprio oggi, parlando con alcuni animatori, mi è stato detto che alcuni ragazzi chiedono come essere responsabili, come essere partecipi e protagonisti in questa chiesa. Quindi la pastorale giovanile, come ha detto Don Gabriele, cerca di costruire percorsi che possano renderli sempre di più parte attiva di questa chiesa. Ecco, allora, siccome ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, io vorrei riproporre, perché l'hanno chiesto anche i ragazzi qui in studio, che si potesse rivedere l'ultima parte dell'ultimo servizio che abbiamo visto, perché su questo avrebbero anche qualcosa da aggiungere, mi pare, no? E allora vediamo insieme questo filmato. Nel Vangelo capita spesso questo, e nel mezzo di cosa c'è? L'esperienza di Dio, e questo credo che quello abbiamo vissuto anche noi. Spesso se andate a sfogliare il Vangelo, la barca è il segno della Chiesa, le onde è il segno delle difficoltà, delle fatiche, del dubbio, della non fede, poi arriva Gesù, sale sulla barca e il viaggio continua. Credo sia un segno di quello che abbiamo vissuto. Siamo partiti agitati, siamo partiti ormai mosso dentro di noi, fuori di noi, torniamo nel mare calmo, perché abbiamo fatto esperienza di Dio, esperienza neanche, e non di un Dio, del Dio della Chiesa. Il Dio della Chiesa continua a trasmetterci, è il nostro Signore Gesù Cristo. E la seconda cosa, anche questa è molto importante, non dimenticate mai, non dubitate mai, che il sole è già alto.
Allora, dicevi Don Gabriele che questa omelia, questo il sole è già alto, ha un significato profondo per voi, che è nato da questa GMG. Sì, poi per noi di Fiesole è diventato un po' il motto della nostra GMG, tant'è vero che ritornati a qualche giovane è venuta l'idea di stampare dietro le magliette che tutti avevamo, quella gialla e Porta Martina e che era in questo zainetto e che tutti i giovani di mondo hanno ricevuto. Abbiamo poi voluto personalizzare la nostra maglietta dei fiesolani con questa scritta dietro, perché era la frase con cui Don Bruno, che è dei Salesiani di Figline Valdarno, tutte le mattine al megafono ci svegliava. E non sempre era accolta con entusiasmo, perché i ritmi della GMC sono abbastanza drammatici, si dorme poco, soprattutto si dorme in condizioni, insomma si era tutti a dormire fuori, all'aperto, sul cemento, quindi, però è diventata una frase significativa perché è un po' il simbolo di quello che avviene anche nella nostra vita, no? Che spesso, anche se dormiamo, anche se non abbiamo voglia di alzarci, anche se non troviamo motivi magari per affrontare la giornata, però comunque per tutti il sole è già alto. E quello è anche il messaggio che un po' abbiamo ricevuto in questa GMG, quello da portare anche agli altri, no? In quello spezzone che era l'ultima messa che abbiamo celebrato in nave a viaggio di ritorno, invitavo anche i giovani proprio a essere testimoni di Cristo, anche dicendo, un po' come faceva Don Bruno la mattina a chi ancora dormiva, che il sole per lui è già alto e che era il momento di andargli incontro. E questa è stata un pochino così, spontaneamente accolta un po' dall'applauso dei giovani, ma anche al ritorno, anche nel nostro sito, è diventato un po', quasi tutte le iniziative ora ci portano un po' questo sottotitolo, no? Con il desiderio proprio di condividere l'esperienza che abbiamo fatto, che è appunto il sole dell'amore di Dio, della grazia di Dio, il fatto che siamo comunque amati da Dio per primi, no? Prima ancora qualcuno faccia qualcosa per Lui, è Lui che ha già fatto tutto per noi, no? dandoci il suo amore e venendoci a salvare. Poi non so, Andrea, se... Vabbè, che posso aggiungere? Ormai è stato detto, cioè, quasi tutto, però insomma... Don Bruno era diventato quasi un emblema per noi, proprio un raggio di sole nella mattina, perché comunque anche se c'era la felicità e tutte queste cose, però la mattina era dura, era sempre difficile alzarsi dopo quante 5 ore di notte, dopo aver fatto una doccia fredda, andate a letto stracchi morti. E questa frase poi detta da Don Bruno risalta ancora più bella, ti faceva proprio la voglia di alzarti, vestirti e fare altri 100 km a piedi. Anche noi devo ringraziare Don Danilo da parte di tutti i ragazzi di Arezzo, perché ci racconterà lui cosa faceva la mattina per darci il buongiorno. Buongiorno. Il buongiorno. Ma sicuramente la musica è una delle cose più apprezzate dai ragazzi, non poteva mancare sicuramente il nostro megafonino super potente che veniva puntualmente avvicinato alle orecchie di coloro che facevano difficoltà a alzarsi, con le canzoni sicuramente più belle degli ultimi mesi, soprattutto appunto quelle che ora sono diventate un po' il nostro tormentone, ecco. Alcuni titoli come insomma Giovanotti più volte siamo lo spettacolo più grande dopo il Big Bang, più bello, e poi sicuramente One Way Jesus, che è stato il tormentone di tutta la nostra giornata mondiale della gioventù. Ecco, fra 2 anni ci sarà Rio de Janeiro. Voi fra 2 anni, non dico che sarete vecchi, ma avete 2 anni in più, mi riferisco sia ai sacerdoti ma anche a voi. Ma cominciate a pensarci, cosa parteciperete? Sarebbe bello, io sarò diversamente giovane, però potrebbe essere bello partire. Per me questa è stata la prima, l'ho vissuta sia come persona sia come animatore di un gruppo di ragazzi, uno degli animatori del gruppo. E Rio sarebbe interessante perché è la terra di missioni per eccellenza, una delle terre di missione per eccellenza del Brasile.
per tantissimi motivi che comunque sia purtroppo sono anche ben noti. Sarebbe bello perché è un po' l'altra parte del mondo, è un po' quella meta fantastica, sognata, e viverla in questa maniera qui sarebbe sicuramente molto molto stimolante e interessante. Voi? Anche per me è stata la prima GMG quest'anno. La prima? Sì. E sicuramente vorrò partecipare ad aiutare a preparare i ragazzi che magari quest'anno erano troppo piccoli per venire con noi e che tra 2 anni saranno quasi maggiorenni o maggiorenni e quindi avranno intenzione di andare a Rio. Poi se la provvidenza vorrà farmi andare a Rio anche come volontaria, l'occasione la coglierò al volo. Andrea? Anche per la prima volta? Anche per me era la prima volta, mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di rifare questa esperienza. Con la mente e col cuore ci vorrei ritornare anche subito, bisogna vedere fra 2 anni certo, che succede. Certo. Però ci vorrei ripartire anche subito con lo Zaino Spa. Martina? A me mi hanno chiesto di tornare, i miei ragazzi. Subito? Sì. Sono tornata a Levan e i miei ragazzi mi hanno detto ma vieni con noi, vero, a Rio. Ma ora bisognerà vedere l'università, una cosa o un'altra. No, si va, non è che te le puoi scegliere, bisogna andare a Rio tutti insieme. Quindi alla fine anche per me era la prima CMG, ma spero non sia l'ultima a questo punto. Perché comunque la gioia dei miei compagni di avventure sono diventati i miei compagni di tutti i giorni alla fine, perché abbiamo mantenuto i contatti. E poi i miei ragazzi mi stanno chiedendo di tornare, quindi tornerò come volontaria, come animatrice, come ragazzo, mi sono andata ora, non lo so, però tornare si torna. Invece Don Danilo e Don Gabriele hanno fatto tutte, mi pare. No, tutte no. Abbastanza. Io sono partito da Parigi 97, l'ho fatte tutte, fino all'ultimo. Invece tu? La mia prima è stata nel 91. Quindi 20 anni fa, non ero ancora in seminario, si partecipò col gruppo scout di San Giovanni Valdarno e ancora diciamo non avevano... La seconda nel 91. Nel 91 era la terza, internazionale terza, prima c'era stato Buenos Aires e Santiago di Compostela e non avevano ancora la risonanza che hanno. E nonostante questo ci fu 1 milione di giovani, meno organizzate, tante, però per me è stata un'esperienza bellissima. Poi entrai in seminario qualche mese dopo e poi vabbè, sono state altre GMC negli anni. Penso anch'io insomma sarei pronto per ripartire, insomma, quindi. Ma io volevo dire una cosa soprattutto, che a differenza di Parigi 97, Madrid 2011 è stata una giornata mondiale molto particolare, perché io personalmente l'ho vissuta anche col grande desiderio e con poi la concretezza di partire come Toscana. Siamo partiti tutti insieme, anche se poi ognuno di noi aveva vissuto chiaramente con la propria diocesi, però il fatto di avere un cammino che comunque ci pone degli interrogativi comuni sicuramente ci farà vivere Rio anche un atteggiamento differente, perché Rio non ci si può andare da tra virgolette soltanto da pellegrini, bisogna andarci anche come testimoni, e quindi credo che molte diocesi faranno l'esperienza della missione o prima o dopo, in missioni e contatti già avuti in questi anni che le diocesi già hanno da diverso tempo. Quindi ogni GMG, lasciatemelo dire, può veramente avere delle sfumature che la rendono unica. Allora a conclusione si può dire, auguriamoci davvero che anche Rio riscuota lo stesso successo che ha riscosso Madrid. Questo è l'augurio. Beh, Francesca. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, grazie davvero di cuore per le vostre testimonianze, per i vostri ricordi, per tutto ciò che avete condiviso con noi. Adesso come consuetudine vi mandiamo come regalo, diciamo, come ricordo di questa partecipazione, il libro di Luca Albizzi, che è il racconto del suo cammino a Santiago de Compostela, appunto sempre in tema di pellegrinaggio. E poi prima di salutarvi vi ricordiamo le repliche, che sono sabato alle 17.30 su TV1 e domenica alle ore 12 su Telesan Domenico.
La prossima puntata, che sarà mercoledì prossimo, avrà come titolo Esperienze missionarie e saranno in studio come ospiti Claudia Bandini, Chiara Bonannella, Andrea Pacciani, Marta Tarchi, Emanuele Ferrucci. Come sempre ricordiamo gli appuntamenti settimanali con Segno 7 News, il notiziario della diocesi di Fiesole e Arezzo Cortona Sansepolcro a cura di Vincenzo Cardarella, che sono il venerdì alle 17.30, il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Bene, ci salutiamo. Non ci resta che salutarci. Arrivederci, arrivederci, buonanotte. Arrivederci.